Secondo la tradizione, San Marino è la repubblica costituzionale più antica del mondo. Fondata nel 301 d.C., San Marino ricorda con le sue fortezze e i suoi castelli una storia scritta dall'esigenza di doversi difendere sempre, continuamente, dagli invasori. Fortunatamente oggi più di 3 milioni di visitatori ricevono ogni anno un benvenuto più cordiale. Il turismo infatti è tra le risorse principali dell'economia sammarinese. Questa piccola enclave in territorio italiano ha un'estensione di 61 km quadrati ed è abitata da quasi 30.000 persone. Come nel resto della penisola, il calcio è una grande passione, tanto da portare alla creazione, a partire dagli anni 30, di un campionato dilettantistico. Attualmente sono 15 le squadre che, distribuite nei 9 comuni che costituiscono la Repubblica, partecipano al campionato sammarinese. Quest'anno, per la prima volta, i campioni del Murata hanno affrontato i finlandesi del Tampere United nel primo turno dei preliminari di Champions League, diventando così la prima squadra sammarinese a giocare nella massima competizione europea. Siamo stracontenti di aver raggiunto questo risultato, perché c'è stata la possibilità che la FIFA ha dato a San Marino di poter partecipare come prima volta alla Champions. Siamo molto soddisfatti, è un privilegio che abbiamo avuto, anche meritato. Presidente del club dall'83, Libero Casadei è stato uno dei membri fondatori della squadra, costituita più di 40 anni fa nel piccolo comune di Murata. E questo qui sempre più noi. Pur non essendo tra i club più prestigiosi di San Marino, né tradizionalmente più blasonato, il Murata si è aggiudicato gli ultimi due titoli centrando la qualificazione per l'Europa e suscitando così l'invidia di club al di fuori dei confini del piccolo stato sammarinese. Ero già dirigente io. Murata viene da un gruppo di ragazzi del 62-63 che ci siamo messi in particolar modo, compreso il sottoscritto, a prendersi l'abbigliamento, le scarpe, visto che gli altri club qui a San Marino ce n'erano 5-6 mi sembra, parteciparono a questo gioco, piaceva un po' a tutti, abbiamo preso un po' di attrezzature, dove giocare nelle piazze, sui campi, poi nel 65-66 è venuto fuori l'idea di fare questa squadra, Murata con pochi 1000 abitanti, non so quanti siano precisi, è una grande soddisfazione insomma. Un sostegno rilanciato recentemente dall'arrivo di Aldair, campione del mondo col Brasile nel 94. Il 41enne ha disputato la sua ultima partita più di 3 anni fa. All'epoca portava la maglia del Genoa. A convincerlo a tornare in campo è stato il capitano del Murata, Massimo Agostini. Ingaggiato solo per le competizioni europee, l'ex leggenda della Roma ha dato un impulso importante alla difesa dei campioni sammarinesi. È una persona eccezionale, poi... È eccezionale, a parte che come giocatore lo conoscono bene o male tutti, perché questo è un giocatore che ha alzato la Coppa del Mondo, non dobbiamo dimenticarlo. Che altro mi ha sorpreso un po' l'umiltà in cui si è proposto in questa piccola realtà, in questo gruppo, è venuto a darci una mano in una partita così importante per noi e penso che abbia fatto quello che doveva fare. Erano in molti a preannunciare la vittoria schiacciante del Tampere, ma con Aldair a presidiare la difesa il Murata ha respinto tutti gli attacchi dei finlandesi. Evidentemente l'attaccante Christian Protti non aveva letto i pronostici e poco prima dell'intervallo ha portato in vantaggio il club sammarinese. Il pareggio finlandese è arrivato a metà della ripresa e solo all'88esimo il Tampere ha trovato il gol della vittoria. Tanto di cappello alla squadra di Gianluigi Pasquali. Dopo la partita, piccolo orgoglio, avevo un po' di rabbia perché perdere a 3 minuti dalla fine dà fastidio, però la squadra ha giocato in maniera encomiabile, quindi tanto orgoglio. La difficoltà è data soprattutto dal fatto che possiamo fare un numero limitato di allenamenti, perché è tutta gente che lavora, che ha famiglia e deve dedicare il tempo al calcio nei ritagli fra lavoro e la serata in famiglia, spesso bisticciando con le mogli, con le fidanzate, perché loro vorrebbero più attenzione. Come tutti i compagni, il centrocampista Roberto Teodorani si guadagna da vivere in un settore diverso dal calcio. In settimana lavora nella ditta del padre, che si occupa della coltivazione ed esportazione di fagiolini. Non è certo la preparazione ideale per ottenere buone prestazioni in campo,
il calcio rappresenta una piacevole distrazione dalla vita di tutti i giorni. Solo allenarsi o andare in ritiro con la propria squadra, come è successo a noi 3 giorni fa, ti fa sentire un'altra persona. E d'un tratto, il giorno dopo, tornare a lavorare, ti trovi su 2 mondi paralleli diversi. È una cosa bella comunque, poter solo partecipare anche per un solo giorno. Partecipare a una competizione, vedere il tuo nome in tantissimi articoli o anche su internet accanto a nomi come Milan, così è una cosa bellissima. Purtroppo il 2-0 arrivato nella gara di ritorno in Finlandia ha decretato l'eliminazione del Murata, ma i sammarinesi possono andare a testa alta. Il sogno europeo è sfumato, ma le prestazioni del club non sono passate inosservate. In squadra sono tutti convinti di poter tornare in Europa. È bello essere competitivi in Europa, come lo siamo qui a San Marino, dove da un paio d'anni stiamo dominando tutte le stagioni. Però è molto più difficile, perché ovviamente servirebbero altri mezzi, servirebbero tante risorse che non possiamo permetterci. Per ora ci accontentiamo di fare benissimo qui, di toglierci qualche soddisfazione poi nelle varie coppe europee, cercando di, come quest'anno con Al-Dair, di catalizzare l'attenzione sopra questo campionato, di modo che l'intero movimento sammarinese possa crescere. Il calcio sammarinese non ha alle spalle una tradizione calcistica degna della prestigiosa storia politica, ma la partecipazione del Murata a preliminari di Champions League fa sperare in un futuro calcistico più luminoso nella più antica repubblica costituzionale del mondo.